Buona serata, nuova edizione del TV Giornale di Telestense. Molta la cronaca questa sera. Parleremo di un incidente mortale che è avvenuto questa notte sulla superstrada Ferrara Lidi e poi ancora tratteremo il caso degli ambulanti che dicono di no al trasferimento del mercato in Piazzale Kennedy e vi parleremo anche di aggiornamenti legati al ponte sul Po. Procedono i lavori. Ma cominciamo subito da quella che è la tragedia della giornata di cui si sta parlando a livello nazionale. Parliamo dell'incidente sul raccordo di Casalecchio a Bologna, che collega la A1 con la A14 fra un camion che trasportava materiali infiammabili e alcune auto e che ha provocato un incendio al quale sono seguite alcune esplosioni. Due sono i morti, diverse le decine di feriti, ma tutti i particolari li sentiamo nel servizio. Due morti e quasi 100 feriti. E questo è il terribile bilancio ancora provvisorio dell'incidente che è avvenuto oggi verso le 13:30 a Bologna. Una lunga colonna di fumo e poi un'esplosione sorda, deflagrante, potentissima. E questo è lo scenario a cui hanno assistito alcuni automobilisti che hanno ripreso, come in queste immagini, l'esplosione di un'autocisterna lungo l'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna Taranto. L'esplosione che è avvenuta in un tratto dell'autostrada che sovrappassa la Via Emilia ha provocato un incendio e distrutto parte del cavalcavia ed è stata la conseguenza di un incidente che ha coinvolto tre camion. Alcuni detriti avvolti dalle fiamme sono caduti poi sotto al cavalcavia all'interno di due concessionarie, le cui auto hanno preso fuoco andando ad alimentare nuovi incendi. Una lunga colonna di fumo denso si è alzata dalla zona coinvolta, visibile a diversi chilometri di distanza. Il boato è stato avvertito a centinaia di metri di distanza, facendo rompere i vetri delle auto circostanti ed anche delle abitazioni. La ruota di un camion, come una palla di fuoco, poi ha colpito i vetri di un ristorante. Per quanto riguarda le persone coinvolte, il bilancio aumenta di ora in ora. Molti feriti che sarebbero stati colpiti dai vetri scoppiati durante l'esplosione. Altri invece avrebbero ustioni sul corpo di diversa gravità. 14 le persone più gravi che sarebbero state trasferite immediatamente all'ospedale Bufalini di Cesena e al Morganti di Forlì. Immediato anche l'arrivo dei mezzi di soccorso e immediata anche la chiusura di tutte le vie di transito che portano in zona dalla tangenziale all'autostrada. I vigili del fuoco si sono immediatamente recati sul posto con un elicottero che hanno poi utilizzato per recuperare acqua dal fiume Reno per gettarla sull'incendio. Immediato anche l'avvio dei soccorsi con ambulanze e medici partiti da tutti gli ospedali di Bologna e della provincia, che stanno facendo la spola tra il luogo dell'incidente e le varie strutture sanitarie. Bloccata anche l'intera viabilità in città e sull'autostrada, con code chilometriche sotto il sole per tutta la giornata. C'è stato anche un vertice in prefettura per cercare di capire come intervenire al meglio, come ripristinare la viabilità. Il bilancio dei feriti e delle vittime, però, è ancora provvisorio. E ricordiamo che parlando dei soccorsi sono coinvolte anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrara. Ma passiamo purtroppo all'altra notizia drammatica di questa serata. Parliamo in particolare dell'incidente stradale mortale avvenuto nella notte, poco dopo l'una, sulla Ferrara Porto Garibaldi. A perdere la vita è stato un 24enne di Casalecchio di Reno, Andrea Vasta è il suo nome, che si trovava a bordo di un'auto guidata da una ragazza di 27 anni. La vettura, per cause in corso di aggiornamento da parte dei carabinieri di Porto Maggiore, nei pressi del ponte Arzana all'altezza di Ostellato, è sbandata ed è finita fuori strada. Per estrarre i corpi dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. Purtroppo per il giovane bolognese non c'è stato nulla da fare, mentre la ragazza è rimasta ferita non gravemente ed ora si trova in ospedale alla Sant'Anna di Cona. E adesso invece cambiamo argomento. Oggi a Ferrara c'è stata la protesta degli ambulanti del mercato del lunedì che, per motivi legati a lavori di riqualificazione del baluardo di San Lorenzo, dal prossimo 3 settembre dovranno lasciare la loro storica postazione per 4 mesi e traslocare in Piazzale Kennedy. Una nuova collocazione che però gli ambulanti rifiutano e che chiedono di poter collocare i loro banchi direttamente nel centro storico. Sentiamo. L'appuntamento al cinema Boldini era per firmare la presenza per l'assegnazione dei posteggi della nuova collocazione del mercato del lunedì, che dal baluardo San Lorenzo di Piazza Travaglio, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, dovrebbe essere spostato dal 3 settembre per 4 mesi nel parcheggio Kennedy. Una nuova collocazione che si rende necessaria per l'apertura di un cantiere per lavori di riqualificazione.
ma nel cortile del cinema Boldini è andata in scena la protesta degli ambulanti aderenti ad ANVA Confesercenti che non condividono la scelta di Piazzale Kennedy come nuova collocazione. Collocazione che a noi assolutamente non piace, perché memori di un'esperienza fatta nel 2003 disastrosa, periodo ante-crisi tra l'altro, ad oggi in periodo di crisi sacrificare per 4 mesi 200 aziende a lavorare in condizioni così assolutamente è impensabile, a maggior ragione pensando che il parcheggio centro storico è il parcheggio della città, per cui si arrecherebbe un doppio danno perché verrebbero a mancare le aree di sosta per tutti i clienti del centro storico, ma anche tutte quelle persone che in centro vanno a lavorare tutte le settimane. Se all'inizio si parlava di 105 banchi di mercato sui 200 complessivi interessati dall'area di cantiere, ad oggi, spiegano gli ambulanti aderenti a Confesercenti, il numero si è ridotto a 72. Per questo l'associazione chiede all'amministrazione comunale di spostare i banchi del mercato del lunedì nel centro storico di Ferrara. All'inizio l'area di cantiere era più ampia, comprendeva il Baluardo San Lorenzo e Via Baluardi. Via Baluardi è stata stralciata, non è più area di cantiere, per cui è solamente l'area ex cavalli, la parte alta del mercato. Questa parte contiene circa 72 posteggi e 72 aziende, per cui il numero di banchi da spostare si riduce tantissimo. A maggior ragione viene ancora più forte la nostra proposta di collocare questi 72 aziende nell'asse Porta Reno-Corso Martiri in una sistemazione del tutto simile a quella del venerdì. Secondo lei c'è la possibilità, c'è margine per la trattativa? Sì, perché la nostra la consideriamo una proposta di buon senso. Comprendiamo benissimo che non è esente da disagi, perché si tratterà di dover deviare il trasporto pubblico anche il lunedì mattina allo stesso modo del venerdì, però è pur vero che è un sistema collaudato del trasporto pubblico questa deviazione, e comunque sul piatto della bilancia c'è il sacrificare 200 aziende, quasi 400 lavoratori ad andare in Kennedy a non lavorare, piuttosto che dover spostare le linee sostanzialmente degli studenti che già il venerdì mattina sono abituati e riescono a raggiungere i loro luoghi ugualmente, faranno la stessa cosa al lunedì. Intanto ad appoggiare la protesta degli ambulanti anche la Lega e il Movimento 5 Stelle presenti alla manifestazione di protesta che poi si è spostata sullo scalone di Piazza Municipale. Sentiamo dunque i commenti politici legati alla vicenda dello spostamento del mercato del lunedì da Piazza Travaglio a Piazzale Kennedy. Il Movimento 5 Stelle è vicino agli ambulanti? Sì, da sempre, diciamo, sposiamo le loro battaglie. La situazione è assolutamente deplorevole. Ci sono due criticità che contestiamo: la chiusura dell'assessore nei confronti delle richieste dell'associazione. Secondo noi invece, essendo un ruolo istituzionale piuttosto importante, dovrebbe essere quello di un'apertura verso quelle che sono le esigenze del piccolo commercio e in questo caso degli ambulanti. Poi critichiamo anche il piano messo in atto dall'assessorato. Secondo noi è un non senso utilizzare uno spazio destinato al parcheggio di utenza che dovrebbe poi usufruire del servizio del piccolo commercio. Di conseguenza così si va a scontentare non soltanto il piccolo commercio, cioè l'esercente, ma l'utente stesso che poi dovrebbe usufruire ma non può, in quanto la distanza poi di eventuali altre zone sosta dalla zona di utilizzo dell'esercente crea il problema proprio pratico di come arrivarci. Queste, diciamo, per noi sono le criticità maggiori con cui riassumiamo oggi la nostra partecipazione a questa manifestazione. Lega Nord vicino agli ambulanti. Sì, una situazione assurda, io avevo preparato un cartello che è questo: stanno uccidendo il mercato. Questa è la soluzione, non ci riusciranno sicuramente, perché come avete visto oggi l'unità dei commercianti è al 100%. Noi saremo di fianco perché da alcuni mesi seguiamo questa problematica, sappiamo benissimo che non solo si uccide il commercio ambulante ma anche quello fisso, perché chi arrivava a Ferrara per andare al mercato andava anche in San Romano, andava a trovare dei parenti, andava a spendere nei negozi, in più va tolto un bel pezzo di parcheggio del centro storico.
una scelta che non tiene conto dei cittadini e degli ambulanti. Questa è l'arroganza purtroppo di questa amministrazione, come in tutte le scelte non solo di immigrazione ma anche di mercato, sono scelte imposte. Saremo di fianco fino alla completa soluzione di questa problematica e auspichiamo che si possa portare in centro storico il mercato. E intanto sempre su questo aspetto interviene anche l'assessore comunale Roberto Serra, che scrive su Facebook un post legato appunto a questa questione. La Lega dice di aver seguito la vicenda, di voler sospendere la macchina organizzativa, scrive Serra nel suo post, ma oltre a cavalcare la protesta, in sostanza quale ipotesi di sede temporanea ha per i 200 banchi la Lega? Chiede appunto l'assessore al commercio del comune di Ferrara. Come mai, visto che la Lega ha seguito la vicenda, non mi ha mai chiesto un incontro e nulla ha detto in merito? Questo appunto ciò che ha scritto oggi sui social network Roberto Serra. Ma intanto Serra ha fissato proprio per domani, martedì pomeriggio alle ore 16, un incontro in comune a Ferrara con i venditori ambulanti di Anva Confesercenti, che oggi pomeriggio dal cinema Boldini si erano spostati con una protesta pacifica sullo scalone del municipio di Ferrara. Una manifestazione pacifica interrotta dagli uomini della Digos, che sono intervenuti per tranquillizzare gli animi, visto che nel pomeriggio, come abbiamo detto, ci sarà un incontro tra assessore e venditori ambulanti. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo del ponte sul Po, perché a quasi due mesi dalla sua chiusura procedono i lavori che dovrebbero garantire la riapertura di questa arteria entro una sessantina di giorni. Sentiamo. A due mesi dall'inizio dei lavori e a due dalla chiusura, le amministrazioni comunali di Ferrara e Occhiobello incontreranno l'ANAS di Bologna per fare il punto sul ponte del Po. Venerdì 10 agosto le autorità delle due località saranno nella sede comportamentale ANAS a un tavolo a cui sono state convocate anche le due regioni. Sarà quella l'occasione per parlare dello stato dell'arte del cantiere, delle previsioni di avanzamento nelle prossime settimane, ma anche di un tema emerso recentemente sulla sponda di Occhiobello, la diffusione di polveri del cantiere segnalate da un cittadino. Il sindaco Daniele Chiarioni a tal proposito interviene sostenendo che ci siamo già mossi a luglio chiedendo ad ANAS di arginare il più possibile l'emanazione di polveri durante i lavori e alcune misure sono state prese, come aumentare presidi e paratie per il contenimento. L'incontro di venerdì sarà utile per riferire le nuove segnalazioni giunte da un nostro residente e capire a che punto sono le lavorazioni. Sul tema delle polveri, presumibilmente legate alla sabbiatura della struttura metallica, sono stati interessati anche altri enti come ULS 5 e ARPAV. Intanto l'assessore ai lavori pubblici del comune di Ferrara, Aldo Modonesi, ha aggiornato la cittadinanza evidenziando che il getto della soletta nella corsia direzione Ferrara-Occhiobello è stato completato. E torniamo sulla cronaca adesso. Momenti di paura per un giovane velista di soli 14 anni che a causa dell'imbrunire e forse della quasi assenza di vento ha perso l'orientamento e si è ritrovato alla deriva delle acque antistanti Lido Nazioni. Il giovane è stato salvato dagli uomini della Guardia Costiera di Goro sotto il coordinamento della sala operativa della Direzione Marittima di Ravenna, che è riuscita ad intercettare il natante a vela e portato in salvo il 14enne. Continua nel frattempo da parte della Guardia Costiera l'operazione Mare Sicuro 2018 per garantire la sicurezza alle attività diportistiche e balneari. Nel corso dell'ultimo fine settimana gli sforzi sono stati concentrati sulla sicurezza della balneazione e della navigazione. Il bilancio è stato di 12 verbali amministrativi per un totale di oltre 3.000 euro per inosservanza delle norme sul diporto e delle ordinanze della Capitaneria di Porto in materia di balneazione e attività diportistiche. Il consiglio di navigare con prudenza a distanza di sicurezza dalla zona di mare riservata ai bagnanti e ricorda che eventuali situazioni di pericolo per la vita umana che comportano un tempestivo intervento possono essere segnalate chiamando gratuitamente il numero blu 1530. Adesso invece ci spostiamo a Sabbioncello San Vittore, nel comune di Copparo, dove è iniziata la quarta edizione del Tenda Summer School, campus, ricordiamo, di commedia dell'arte, pensato per giovani attori di età che va dai 14 ai 24 anni. 75 ragazzi arrivati da tutta Europa in un evento che ricordiamo alla partnership di Telestense. E a questo punto dunque vediamo com'è andata la prima giornata del campus. Tenda Summer School, Sabbioncello San Vittore, quarta edizione. 75 ragazzi da oltre 10 paesi europei sono arrivati ieri, chi con il treno, chi con l'aereo, chi in macchina e chi anche in battello. Oggi sono iniziate le lezioni, andiamo a vedere cosa è successo.
Sono qui con Kitty, viene, lei viene da Londra, 22 anni, e volevo sapere da lei com'è stato arrivare qui in una villa del Cinquecento ieri e iniziare a studiare commedia dell'arte. Completely different. Everyone's really friendly. Italians are so friendly. I didn't expect this many people. I thought it was going to be a smaller group, and then when we got here, it was like a massive community of young people who seem to all really enjoy theatre, and it's as much of a social event as it is to study. Very different from London. I mean, I got the plane and then we got on a boat. Kitty dice che è completamente diverso da Londra, ovviamente Londra è una città molto moderna e ritrovarsi qui in un posto come Villa Lamenza che è un po' disperso in mezzo al nulla, è un po' così, completamente diverso. Ha detto che gli italiani sono molto amichevoli e quindi su questo punto di vista si trova bene, si è riuscito ad amalgamare bene col gruppo. E cosa strana anche per lei è stato prendere l'aereo, fin lì tutto normale, e poi dopo ritrovarsi su una barca. La ragazza che ha tradotto si chiama Gaia, anche lei sta partecipando alla Tenda Summer School. Quali sono le tue impressioni? Allora, è diverso dall'anno scorso, perché sono stata qui anche la scorsa edizione. È diverso, direi che è più organizzato, visto che quest'anno abbiamo dei gruppi e siamo più divisi in base anche all'età. È bello, come primo giorno è stata mattinata intensa, abbiamo lavorato con Malucelli e abbiamo lavorato anche con Marco Lì, che comunque sono degli insegnanti molto molto bravi e mi piace anche il loro modo di vedere le cose da un altro punto di vista e quindi affrontarle non come tutte le scuole di recitazione che fanno, ma da un altro punto di vista, quello è molto interessante. Per questo primo giorno è tutto, ci vediamo domani, continuate a seguirci. E adesso parliamo di turismo, si chiama Vacanza, Natura e Cultura ed è un progetto che vede assieme Ferrara e Comacchio appunto per valorizzare il turismo. Vediamo come. Valorizzare la connessione tra arte, mare e natura in un progetto di promozione turistica dell'area di Ferrara, Comacchio e del Delta del Po. È questo l'obiettivo a cui punta il Comune di Ferrara che la scorsa settimana ha aderito ufficialmente all'iniziativa con il via libera della Giunta. Il progetto si chiama Vacanze, Natura e Cultura 2018, vede Comacchio come capofila ed è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato. Prevede un'articolazione triennale con azioni di promozione e commercializzazione dei principali prodotti turistici della provincia di Ferrara, le città d'arte, il turismo balneare e il turismo naturalistico. Il Comune di Ferrara contribuirà in particolare alla realizzazione del progetto con uno stanziamento di 35.000 euro a favore di APT Servizi SRL, società in-house della regione, a parziale copertura delle spese per le previste attività di promozione online e web marketing. Il rapporto di cooperazione APT Servizi Comune di Ferrara sarà regolato da una specifica convenzione approvata dalla Giunta. Intanto, rimanendo in ambito di turismo, la spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive scende a 744 euro per persona, con un calo del 7% rispetto al 2017. Lo afferma un'analisi di Coldiretti. Sentiamo. La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive scende a 744 euro per persona, con un calo del 7% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti, dalla quale si evidenzia che più di un terzo dei 38,5 milioni di italiani in viaggio resterà comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 33% tra i 500 e i 1000, il 16% tra i 1000 e i 2000 euro, mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite. A favore del contenimento dei costi è anche il fatto che le vacanze estive 2018 sono le più online di sempre, con il 32% dei vacanzieri che hanno prenotato da soli sui siti web delle strutture ricettive, mentre il 17% si è affidato a siti specializzati, lasciandosi guidare anche dai giudizi degli altri ospiti. Una spesa destinata a coprire i costi di una vacanza che quest'estate durerà in media 11 giornate e avviene per il 55% in agosto e si svolge in Italia, che è scelta come meta dall'88% degli italiani. Oltre un terzo del budget della vacanza è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi, ma anche per il cibo di strada, le specialità enogastronomiche.
un importo che supera quello per l'alloggio, con il 34% dei vacanzieri che consuma pasti principalmente al ristorante durante la vacanza, il 9% invece in agriturismi, l'8% in pizzeria, ma più di uno su quattro mangia a casa, anche se non manca chi sceglie paninoteche, fast food, cibi di strada e pranzi al sacco. Il 60% degli italiani in viaggio ha scelto poi di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell'ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e agriturismi, che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno, anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell'offerta, ma anche all'ottimo rapporto tra prezzo e qualità. Indipendentemente dalle scelte, è diventato immancabile anche il souvenir alimentare delle vacanze, che è acquistato dal 42% dei turisti. E con questa notizia siamo in chiusura. Come sempre vi ricordo il nostro sito internet telestense.it e i nostri spazi social Facebook, Twitter e YouTube. Grazie dunque per averci seguito. Come sempre l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione.